video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacca che io ho deciso di chiamare giacca soufflé luxe. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama proprio soufflé luxe della Stelli. Il gomitolo, che in realtà è una cake grande, ve la faccio vedere in un altro colore, eccolo qui, è da 310 grammi e misura 900 metri. Io ho utilizzato la cake, però di una cake sola, e io sono una taglia S, guardate quanto me ne è avanzato. E infatti questo lo utilizzerò per fare una canotta, un toppino da poter abbinare anche sotto, oppure di abbinarlo a un altro filato per fare un'altra creazione. Quindi, come quantitativo, vi dico già che va bene anche per una taglia M e L, mentre per una XL ve ne servono due gomitoli, i due cake. Il colore che ho usato io è il colore bronzo, guardate quanto è luminoso, lo adoro tantissimo, però come potete vedere ci sono tantissimi altri colori tutti disponibili sul sito. In realtà alcuni colori sono terminati, ma non vi preoccupate perché giovedì rientrano. Abbiamo questo fantastico blu con il lamé colorato. Oppure questi colori classici, abbiamo un grigio con tonalità con lamé grigio, il bianco con il lamé argento, oppure ci sono anche il nero, il grigio più scuro, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Come vi ho detto, non vi preoccupate se doveste trovare un colore terminato come il mio, ma perché questo sta ritornando. Non ve l'ho ancora caricato perché non so se mi arriva giovedì o venerdì, però sta arrivando, quindi non vi preoccupate che potrete realizzarla anche in questo splendido colore. Per quanto riguarda l'uncinetto, io ho utilizzato il 3,5. La lavorazione, come potete vedere, è fantastica. Ho deciso di optare per questa lavorazione che già ricorderete perché l'ho utilizzata per realizzare la maxi maglia Safari qualche anno fa. Credo ormai siano passati 4 anni, però diversi anni fa. Ho ripreso lo stesso punto perché mi era stato chiesto da una di voi, appunto per creare una giacchetta. Come si va a realizzare? Si fa un rettangolo che va dal davanti a dietro, viene poi cucito lateralmente e si lavora la manica. La manica, però, rispetto all'altra volta che abbiamo già fatto questo stesso tipo di lavorazione, non è lavorata in tondo, ma anche in questo caso ho fatto la maglia in giri di andata e ritorno che poi sono andata a cucire. Se trovo la cucitura non si nota, eccola qui, ho cucito, quindi le cuciture sono laterali e sotto il braccio. Questo per poter far venire la lavorazione bella senza quel problema che nei giri di andata di tutto tondo la lavorazione si sposti, quindi ho preferito fare appunto giri di andata e ritorno e lavorare in questa maniera. E poi naturalmente c'è anche una cucitura dietro per unire i due pezzi, quindi semplicissima. Vi posso assicurare che sono diversi giri, ma sono veramente semplici e adorerete appunto l'effetto che fa alla fine questa giacchetta. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Scusatemi, e se così mi raccomando, mandatemi anche le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca, io ho deciso di utilizzare il soufflé luxe della Stanley. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è il bronzo. Lo vedete, in realtà già iniziato perché sto lavorando il secondo pezzo, però vi farò vedere appunto il campioncino per poter realizzare la nostra giacca. Qua ci sono anche altri colori presenti sul sito, ce ne sono tantissimi. Alcuni sono già terminati come questo qui, però non vi preoccupate perché entro mercoledì, giovedì torneranno disponibili. Allora, spostiamo tutto e possiamo iniziare. Allora, vi dico già che questo, come vi ho detto, è un piccolo campione. Quello che dovremmo andare a fare noi è un rettangolo, le cui catenelle iniziali devono corrispondere alla lunghezza della giacca che va davanti fino a dietro. Quindi noi faremo una giacca che però verrà poi in un rettangolo che verrà piegato in questa maniera, e quindi questa è la lunghezza sul davanti, la lunghezza dietro, e qui faremo la manica. Ora, io qui ho montato, come vi ho detto, il multiplo è di 30 catenelle e io ho montato 240 catenelle. Nella mia lavorazione 240 catenelle corrispondono a 110 centimetri. Ora, se siete taglia S va benissimo, se volete farla più lunga aumentate quindi di 2 o 4 motivi, quindi 30 catenelle, ricordatevi che è un motivo. Taglia M, taglia L, montate un motivo in più rispetto a me, quindi invece di 240 montate 270 catenelle, perché il motivo in più vi servirà per avere la manica più larga rispetto alla mia e avere però comunque la stessa lunghezza della mia giacca. Se però se desiderate fare una giacca più lunga,
in quel caso aumentate di altri due, oltre a quello in più che vi ho detto, di anche altri 2 o anche altri 4, questo se volete fare una giacca più lunga. Taglia XL invece, rispetto a me, montate 2 motivi in più, sempre perché vi servirà per fare la manica e avere la mia stessa lunghezza, però se la volete più lunga aumentate anche voi di altri 4 motivi oltre questi 2 che già vi ho detto. Ricordatevi sempre quindi multiplo di 30, 240 catenelle, una taglia S, 270 una taglia M e L, 300 per una taglia XL. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare i nostri giri. I giri che andremo a fare sono 9, sono semplicissimi e quindi iniziamo subito. Primo giro, ci alziamo con una catenella, entriamo nella prima catenella di base e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo 4 catenelle e ricominciamo da capo, quindi entriamo nella quinta, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo 4 catenelle, entriamo nella quinta e andiamo a fare una maglia bassa. E continuiamo così per tutto il giro, 5 catenelle, si saltano 4 catenelle di base, si entra nella quinta e si va a fare una maglia bassa. Procedo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo. Sto terminando quindi il primo giro, vado a fare l'ultima maglia bassa nell'ultima catenella. Io ho fatto sempre qualche catenella in più per paura sempre poi di averne fatti in meno e quindi poi vado a sfilare le catenelle in più. Così abbiamo fatto il primo giro. Prima di iniziare a fare il secondo giro, contate gli archetti. Dovete avere un numero di archetti divisibile per 6, se non ne avete, se ne avete uno in più, due in più, uno in meno, avete sbagliato, dovete rifare da capo. Quindi mi raccomando, quando avete fatto il primo giro, contate degli archetti, dovete avere un numero divisibile per 6. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Quello che andremo a fare lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, scusate, 1, 2, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così per tutto il secondo giro. Vi farò vedere appunto come terminare, come iniziare poi il terzo giro. Sto per terminare anche il secondo giro. Ho fatto le catenelle, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro. O ci alziamo con una catenella, entriamo direttamente nella maglia alta e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, andiamo direttamente nel primo archetto di 5 catenelle e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, entro nell'archetto successivo e vado a fare 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Archetto successivo, vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. Ho 3 archetti, devo fare l'ultimo, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa e stiamo ricominciando. Vado nell'archetto successivo e vado a fare le mie 6 maglie alte. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Archetto successivo, maglia bassa e si ricomincia con le 5 catenelle. Mi raccomando, in questo terzo giro all'inizio dovete avere due archetti di 5 catenelle, poi il gruppo di 6 maglie alte con la catenella e con la maglia bassa e la maglia bassa dopo nell'archetto e nell'archetto prima e nell'archetto dopo, e poi dovete avere sempre 4 archetti e il gruppo di 6 maglie alte. Quindi si inizia con 2 archetti, il gruppo di 6 maglie alte, 4 archetti, 6 maglie alte, quindi di nuovo 4 archetti, 6 maglie alte, 4 archetti, 6 maglie alte, fino ad arrivare alla fine del giro. Alla fine del giro, vedete, ho fatto la maglia bassa, vado a fare le mie 5 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Quindi vedete, termino il giro avendo due maglie alte, due catenelle, due archetti, come all'inizio che avevo due archetti. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro e realizziamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. 2 catenelle, entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quello che facciamo adesso lo dovremo fare per tutto il giro. Entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, maglia successiva, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, maglia successiva, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, maglia successiva, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione. Vado sull'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. Come vedete, gli archetti di separazione sono diventati 3. Catenella di separazione, si ricomincia. Vado direttamente dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Vado nell'archetto e vado a fare maglia bassa. E di nuovo, rifacendo il nostro quarto giro, dobbiamo andare a fare i 3 archetti. Per terminare il giro invece avremo un solo archetto, perché maglia bassa, andiamo a fare 5 catenelle, entriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, entriamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il nostro quarto giro. Andiamo a fare il nostro quinto giro. O ci alziamo con una catenella, andiamo direttamente nella maglia alta e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo direttamente nell'archetto di 5 catenelle e facciamo una maglia bassa. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia alta.
2 catenelle, maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, andiamo sopra l'ultima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. Quindi, come potete vedere, adesso di archetti di 5 catenelle ne abbiamo solamente 2 e si ricomincia. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la prima maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, maglia alta successiva, maglia alta. 2 catenelle, maglia alta successiva, maglia alta. 2 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle, maglia alta sopra la quinta maglia alta. 2 catenelle, maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Quindi ricordatevi che nel quinto giro le maglie alte devono essere alternate da 2 catenelle e che abbiamo due archetti che separano i nostri motivi. Quindi terminiamo, andiamo a fare 2 catenelle, archetto, maglia bassa. 2 catenelle, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella terza catenella che qui leva la nostra maglia alta, andiamo a fare la maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il nostro quinto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia, l'archetto, vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta. Questa volta di catenelle ne facciamo 3, 1, 2, 3, maglia alta successiva, maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta successiva, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta, andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'altra maglia e andiamo a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo sopra l'ultima maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, entriamo nell'archetto di 5 catenelle e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. Quindi adesso di archetto di 5 catenelle ne abbiamo solamente uno e si ricomincia, quindi 2 catenelle, 1 e 2 e facciamo la nostra prima maglia alta. 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Quindi questa volta per il sesto giro dobbiamo ricordarci che l'archetto di 5 catenelle è uno solo e che le maglie alte sono alternate da 3 catenelle, tranne dove abbiamo la maglia bassa che è prima delle maglie alte e dopo che le catenelle sono 2. Quindi terminiamo il sesto giro andando a fare 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle, andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta, sopra la maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro settimo giro. Andiamo direttamente nella maglia alta, facciamo una maglia bassa e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove abbiamo la nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove abbiamo la maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, andiamo nella maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia alta. 3
3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove abbiamo l'ultima maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove abbiamo l'archetto di 5 catenelle e facciamo una maglia bassa. E si ricomincia subito, quindi come potete vedere nel settimo giro di maglie alte sempre sono sempre 6, ma abbiamo 3 catenelle di separazione. Abbiamo solo la maglia bassa, quindi di nuovo 3 catenelle e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta. 3 catenelle, 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 maglia alta sopra l'ultima maglia alta. 3 catenelle e andiamo a fare la maglia bassa nella terza catenella che equivaleva alla nostra maglia alta iniziale. E abbiamo terminato così anche il settimo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare l'ottavo giro. I giri da fare in totale sono 9 e questa volta andiamo a fare 3 catenelle che sono sempre la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Andiamo a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, andiamo nella maglia alta, andiamo a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Catenella di separazione e di nuovo 4 maglie alte sopra la maglia alta. Dobbiamo fare questo per tutto il giro, quindi fare sempre 4 maglie alte sopra la maglia alta e poi la catenella di separazione. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come passare poi a fare il nono e ultimo giro. Allora, ho terminato, sto terminando anche l'ottavo giro. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi: quando finite il primo dei 6 gruppi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avete la maglia bassa, passate direttamente dove avete fatto la catenella a lavorare sopra la maglia alta. Quindi terminiamo il giro, ho fatto le ultime 4 maglie alte e la catenella, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Nono e ultimo giro, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle nostre maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Le chiudiamo insieme e poi andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo, una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Le chiudiamo insieme e andiamo a fare 4 catenelle e si ricomincia, una maglia alta sopra ognuna delle nostre 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Devo ripetere questo per 6 volte, 3 già l'ho fatto, vado a ripetere le altre 3 e poi vi faccio vedere come continuare. Ho fatto i 6 gruppi, invece di fare le 4 catenelle adesso ne faccio una sola e poi ricomincio. 4 maglie alte non chiuse, una sopra ogni maglia alta e vado a fare, le chiudo insieme e vado a fare 4 catenelle. Quindi ricordatevi che per tutto il nostro nono giro dobbiamo fare 6 gruppi di 4 maglie alte separate da 4 catenelle e poi una catenella solamente e si ritorna a fare 6 gruppi separati da 4 catenelle. Questo serve per definire il nostro motivo. Vedete, questo è un motivo, parlando in altezza, questo è un motivo. Quindi per questo va separato solo da una catenella, mentre qui 4. Quindi io ritorno a lavorare, vi farò vedere come terminare il nono e come ricominciare dal primo.
sto terminando il nono giro, ho fatto il mio ultimo gruppo di 4 maglie alte, prendo il filo, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. E quindi questi sono i 9 giri che vanno sempre ripetuti. Vi faccio vedere un attimo come rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, e andiamo a fare in questa maniera. Rientriamo nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nell'archetto di 4 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. E naturalmente andremo a fare la maglia bassa anche dove abbiamo solo la catenella. Quindi 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, archetto, maglia bassa, e vedete 5 catenelle, e andiamo a fare la maglia bassa dove abbiamo l'archetto di una catenella. E poi si ricomincia 5 catenelle e così via. Quindi questi sono i 9 giri che vanno sempre ripetuti. Ricordate naturalmente che qui, dove avete fatto l'ultima maglia bassa, andate a fare 5 catenelle, la maglia bassa nella maglia alta. Ultimo consiglio: se vedete che qui la lavorazione vi tira lateralmente, invece di fare la maglia alta andate a fare una maglia alta doppia, quindi 4 catenelle per iniziare invece che 3. Questo se vedete che lateralmente vi stringe la lavorazione. Se invece come me vi trovate bene, continuate in questa maniera. Io adesso continuerò il video facendovi vedere appunto come andare a continuare la lavorazione, quanti volte ho ripetuto i nostri 9 giri per arrivare all'altezza che ci serve nel nostro rettangolo. E vi ricordo che l'altezza deve superare di 2-3 cm la larghezza della spalla. Allora, ho terminato il mio rettangolo, ossia il rettangolo che ci serve appunto per fare metà della nostra giacca. Vi ricordo che questa è la larghezza più o meno della spalla. Io però ho fatto un qualche centimetro in più e ho fatto un totale di 21 centimetri. Questo mi ha permesso di ripetere il motivo per 3 volte. Mi raccomando, per le taglie M ripetere almeno il motivo 4 volte, LXL ripetere il motivo per 5 volte, quindi dal basso verso l'alto andare a ripetere per 5 volte. A questo punto andiamo appunto a dividere i nostri motivi in orizzontale, quindi vedete 1, 2 in questa maniera. Io ne ho un totale di 8. Taglia M e taglia L ne dovreste avere 9, taglia XL ne dovreste avere 10. Ora, per poter andare a fare le maniche, noi dobbiamo appunto piegare in questa maniera, vedete il nostro rettangolo piegato in questa maniera, e lavoreremo sempre in giri di andata e ritorno, quindi non in tondo come facciamo solitamente la nostra manica. Quindi poi si andrà a cucire qui, il pezzo verrà in questa maniera, si andrà a cucire qui, che sarà il lato della nostra giacca, e qua si va a fare la manica. Però come vi ho detto, non andremo a lavorare in giro di tondo, ma sempre in giri di andata e ritorno. Ora, per mettere i marcapunti, io ho lasciato 1, 2, 3 motivi liberi, ho messo il mio primo marcapunto, 1, 2 motivi liberi e ho messo il mio secondo marcapunto, 1, 2, 3 e ci sono gli altri 3 motivi liberi. Per la taglia M e L invece dovete lasciare 3 motivi liberi, 3 motivi liberi e 3 motivi liberi, quindi qui rispetto a me dovete avere un motivo in più. Taglia XL invece dovete mettere 4 motivi, quindi sempre 3 qui, 4 qui e 3 qui, perché questa è la circonferenza poi della nostra manica. Ora, io sono una S e per me va benissimo avere soltanto 2 motivi liberi, mentre taglia M e taglia XL e taglia L occorrono 3 motivi, mentre per una XL ne occorrono 4. Quindi ripeto, contate, e se avete seguito le mie indicazioni, ripeto, qui dobbiamo averne tutte 3, tranne la M e la L che ne dovete avere 3 invece che 2, e la XL che ne deve avere 4. E ora andremo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, quindi mi raccomando, il motivo va messo qui dove abbiamo le 4 maglie alte separate, chiuse insieme, separate da una catenella. Adesso andremo a lavorare sempre lo stesso giro, quindi sempre in giri di andata e ritorno, ma lavoreremo da un marcapunti all'altro.
Quindi riprendendo a lavorare sempre con lo stesso uncinetto, o se volete la manica un po' più morbida e siete taglia S, andate a lavorare con l'uncinetto del 4, dove ho messo il marcapunti io mi aggancio col filo e vado sempre a fare la mia maglia bassa. Io faccio prima una catenella e poi una maglia bassa per fissare bene il filo e poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, quindi andando sempre a fare il nostro primo giro, quindi le nostre 5 catenelle. E andiamo nell'archetto di 4 e fare la maglia bassa, 5 catenelle e di nuovo maglia bassa nell'archetto di 4. Quindi torniamo a lavorare normalmente i giri che abbiamo sempre fatto fino ad arrivare alla lunghezza della manica desiderata. Io voglio una manica molto lunga, quindi che mi arrivi al polso, se non anche a metà manica, perché voglio che sia qualcosa di un po' più particolare questa giacchetta, sia nella costruzione che nel modo in cui si presenta. Quindi andiamo a lavorare sempre nella stessa maniera e naturalmente termineremo il primo giro qui dove abbiamo il nostro marcapunti facendo la maglia bassa e poi andiamo a lavorare i nostri soliti giri. Una volta naturalmente finito la nostra, scusatemi, ops, ho colpito la telecamera, finito il nostro rettangolo con la manica, andremo a cucire, come vi ho detto, lateralmente qui e sotto la nostra manica. Io continuo a lavorare, vi dirò naturalmente quanti motivi sono andata a fare per fare la manica lunga e poi dovremo andare a fare un altro rettangolo, un'altra con la stessa lavorazione anche per la parte opposta. Allora, ho finito il primo pezzo, vedete, io qui ho già cucito, guardate che bello, e ho fatto la manica. Io ho ripetuto il motivo per 1, 2, 3, 4, 5 volte. Non ho fatto un bordino, ma volendo potete fare un bordino di maglie basse. Io l'ho lasciato in questa maniera. Sembra stretta la manica, però in realtà mi va benissimo perché gli archetti poi si allargano. Vedete, quando uno lo può indossare, gli archetti si allargano. Quindi sembra stretta, ma in realtà la manica mi va bene, non mi va assolutamente stretta. E come vi ho detto, sono andata a cucire sotto, quindi l'inizio e la fine di ogni giro sono stati cuciti. Adesso andrò a fare la stessa cosa anche da quest'altro lato e poi i due rettangoli vedremo come cucirli dietro. Allora, ho terminato entrambe le parti, quindi questo è un quadrato e l'altro, e le sono andata a cucire insieme sul dietro. Partendo dal basso fino ad arrivare in alto, io ho cucito per 45 cm, lasciando circa qui almeno un, ve lo dico subito, sì, circa 10 cm aperti, in modo tale che non mi tiri dietro sul collo. Quindi mi raccomando, se avete per chi ha fatto più motivi rispetto a me, andate a cucire lasciando almeno tra i 10-12 cm qui aperto, in modo tale che il collo non vi tiri. Ora potete anche rifinire tutta l'apertura con un giro di maglie basse e magari come l'avete fatto sul polso. Io invece preferisco lasciarlo così perché mi piace l'effetto che qui quando si indossa si chiude un po', come se ci fosse un bordino. Quindi per me anche questa giacca è terminata.